Buongiorno a tutti gialicorni e benvenuti in un nuovo video. Mi sono appena accorta che io dico buongiorno. Cioè, almeno adesso ho detto buongiorno, ma magari voi lo vedete di sera questo video. Perché questo video dal titolo vi sembrerà una cosa un po' contrastante. Cosa c'entra Trump con il mio ragazzo ideale? Assolutamente niente. Però io sono cresciuta su YouTube, io più o meno dal 2009 che guardo video su YouTube, con video tag, nel senso quando era appena nato YouTube, in cui c'erano Clio Makeup, persone che si facevano vedere, non si facevano vedere, tipo Carlita Dolce non era una zozzetta ma era una tizia che con le mani faceva cose, e adesso fa altro, andavano di moda questi video in cui c'era una lista di domande e tu rispondevi. Erano più o meno video tipo le 100 cose che non sapete di me, oppure c'era un video 100 cose nella mia stanza, bellissimi quei video, oppure 25 domande sull'armonia, boh, quelle cose là. Dal momento che io sono molto nostalgica, sono una persona ormai invecchia, ormai ho 20 anni, il passo dai 20 ai 60 è così, come il salto della cucaraccia. Volevo riproporre anch'io quella tipologia di video. Vi lascio le domande nell'info box, proprio come si faceva a quei tempi. Sembra che stia parlando di non so quanto, però il 2009 è vicino a noi quanto lo è il 2025. Mi sembra una cosa assurda, perché vi giuro che per me il 2009 vuol dire ieri. La mia vita adolescenziale è iniziata nel 2009 e è assurdo che non sia il 2009 ancora. Vi lascio le domande nell'info box, quindi io vi lascio le domande nell'info box e voi dovete per forza risponderle. Non dico a tutte, se volete farle tutte vincete un saluto nel prossimo video, però almeno uno. A proposito del prossimo video, voglio dedicare, non solo salutare, voglio dedicare tutto questo video alla mia amica Ludovica, perché glielo sto promettendo da più o meno 2 mesi, da dicembre che le dico che la saluto, un video per scherzare, perché c'è tutta una cosa sotto e non l'ho mai fatto perché mi dimentico. Quindi questo video te lo dedico. Prima domanda: preferiresti passare un anno senza cibo spazzatura o senza TV? Allora, questa è una domanda veramente, veramente ardua, perché io amo il cibo spazzatura, cioè io amo mangiare le patatine, andare al McDonald's, però la TV mi piace, cioè sono una trashona, non potrei passare un anno senza Isola dei Famosi, anche se sono molto depressa perché c'è Bettarini, e Bettarini non è trash, è proprio, fa proprio schifo, mi dispiace, però a me non piace dopo quello che ha detto in TV. Senza Tina, senza la Queen Mary, senza l'intervista, senza real time, cioè come si fa a vivere una vita senza real time? Quindi purtroppo lascerei il cibo spazzatura in favore della TV. Ragazzo ideale, ecco arrivata la domanda del ragazzo ideale. Allora, io sono una di quelle persone che dice l'aspetto fisico non conta, nel senso conta nel senso che un ragazzo per me non deve essere bello ma deve piacere a me. Quindi se una ragazza è oggettivamente brutto, ma oggettivamente era un porello che neanche si fica brutti, che per tutte le mie amiche è brutto, ma secondo me è un gran figo, chi se ne frega, se per me è un gran figo mi piace. Appunto, se guardate tutte le persone con cui ho, sono tutte molto sotto la media della bellezza, cioè purtroppo, cioè sembra che sto insultando che sia una stronza e che sia Miss Mondo, no, non sono assolutamente Miss Mondo, però era per dire che non sono assolutamente di quelle, cioè, perché non so, perché sembra che stia insultando qualcuno? Con brutti intendo che tutte le mie amiche erano tipo, no Giali, ti meriti di meglio. Forse tranne il penultimo, tutti mi dicono Giali, ti meriti di meglio. Quindi in quel senso. Però nella mia mente io ho un tipo di ragazzo ideale, alto 1,90 m, mani belle rovinate, perché a me piacciono tanto le mani, occhi scurissimi, quasi neri, sopracciglia belle folte, capelli neri, neri, neri scuri, con un ottimo senso del vestire. Senza camicie di jeans, pantaloni color khaki, con la barba, io a me piace tanto la barba, però puntualmente sto con persone diversamente da questo mio modello. Lavoro adatto per Donald Trump. Allora, io ci ho ragionato, l'unica domanda su cui ci ho ragionato, credo che il lavoro adatto per Donald Trump sia il pensionato che gioca al circolo insieme agli amici vecchietti, perché insomma sappiamo tutte le maglie di protagonismo di Donald Trump, tutte le sue idee di merda, vuole invadere le riserve dei nativi americani, credo che sia una cosa veramente sconvolgente, al fatto che ha firmato un testo per bloccare i fondi ai centri d'aborto con un bel pubblico maschile, viva i maschi che comandano il corpo delle donne, insomma, l'anziano pensionato, i tuoi soldi ce l'hai, gioca a poker insieme ad altri vecchietti, fa un po' di maleficenza, insomma,
ritirati nelle tue stanze, come diceva la mia prof di latino in gita a Firenze. 4. Chi era la tua prima crush? Avrei una storia da raccontare, se non ve l'ho ancora raccontata, della mia prima crush, perché fa veramente ridere, raga. Cioè, veramente, se ve l'ho raccontata, ve l'ho raccontata in un video moltissimo tempo fa, quindi mi sa che vi faccio proprio un video perché fa straridere. Cioè, io se ci ripenso mi sento proprio stupida perché questa persona mi riscrive anche adesso, cioè ci ho provato anche adesso, però ovviamente... Però la mia prima crush aveva, ero in, beh, serie dell'elementare, si chiamava Emanuele, veniva all'elementare con me. La mia prima vera crush ce l'ho avuta in prima superiore, la prima volta, con un nome che iniziava con due lettere uguali, due vocali uguali, ed era il cugino di una ragazza con cui ero molto amica e veramente ero proprio infatuata, lo amavo di brutto. Qual è la cosa più costosa che hai mai comprato? Questo mi sa che ve l'ho già detto, ed è il mio MacBook, che è come un MacBook Pro, perché avevo comprato un bordello di roba, avevo preso sia il MacBook Pro, Retina, la... come si dice, la... l'avete già visto tutti i video in cui ce l'ho qua. Ho preso il corso e il mouse e questa roba, quindi avevo speso l'ira di Dio, avevo speso, quindi questo era il mio acquisto più grande. Invento una vacanza. Allora, io ho pensato, no, in realtà la sto inventando sul momento, che secondo me ci sta una vacanza, ovviamente non fra giugno e settembre, perché è già lì tutta una vacanza intera, però adesso almeno che sono uno studente. Settembre e dicembre secondo me siamo a posto. Secondo me dobbiamo inventarci una vacanza a marzo, perché a marzo è un mese in cui servono vacanze, perché non sai quando c'è Pasqua, Carnevale, non sai mai quando c'è niente, sei un po' così, quindi fra fine marzo una bella vacanza, secondo me dobbiamo fare il spaghetti day, un giorno in cui si sta a casa per commemorare gli spaghetti, perché io amo gli spaghetti, sono la mia pasta preferita, quindi siamo tutti a casa, prepariamo gli spaghetti tutto il giorno insieme alle nostre nonne, se non abbiamo le nostre nonne andiamo, affittiamo la nonna di altre persone e mangiamo tutti gli spaghetti. Inventa una razza aliena. Allora, io non è che la invento, vi dico come me li sono sempre immaginati gli alieni. Me li sono immaginati come in due modi: o come noi umani, cioè vi giuro, noi umani però vestiti con le tute blu, cioè umani con i pigiamini però aderentissimi, di lattice blu, con la faccia e col casco tipo quello dell'alieno, oppure come Dobby, l'elfo libero. Me li sono immaginati così, dipende se volete essere fashionable o sfigati. Vorresti sapere la data in cui morirai? Allora, dovete sapere che io sono da dicembre che ho questi problemi, che penso che devo morire, un giorno morirò, chissà quando, chissà dove, chissà per come. Però non vorrei mai sapere il giorno in cui devo morire, perché mi metterebbe troppa ansia. Cioè, se tu mi... se si inventa, perché molto probabilmente fra 200, 300, 400 anni ci sarà, se ovviamente Trump non decide di inventare la bomba nucleare e sbarazzarsi di tutti gli stati tranne l'America, sicuramente si arriverà a sapere la data di morte, perché ormai siamo così evoluti. Però non vorrei mai saperlo, perché mi metterebbe troppa ansia, ma non solo la settimana o il giorno, ma in generale tutta la mia vita, perché mi sembrerebbe di non fare abbastanza, quindi non vorrei mai saperlo. Riporta in vita un essere mitologico. Allora, io ho la mitologia greca. Mi piacerebbe conoscere Zeus, so che sono un po' scontata, però Zeus era il boss, cavolo. Aveva mille intrallazzi, era il capo di tutti, decideva tutto lui. Ma anche Diana, perché Diana mi ricordo che avevo fatto una versione in cui correva in sto cazzo di bosco. E poi, cioè, sapete quanto è in forma Diana che corre sto cazzo di bosco avanti, indietro e corri, insegui? Quindi Zeus o Diana riporterei, non saprei scegliere, è proprio Zeus o Diana, o Gesù. Cioè, Gesù sarebbe veramente, gli chiederei un botto di cose anche a lui. L'ultima è: creo un personaggio dal nulla. Allora, se dovessi scrivere un libro, la protagonista, anche se non sono in grado, non mi cimento in cose che non so fare, la protagonista avrebbe 23 anni, sarebbe alta alta, con i capelli neri e lunghi più o meno fino a qua, naturalmente boccolosi, occhi come la Paola Turani, che io amo gli occhi della Paola Turani, quindi belli azzurri, ma cioè non quell'azzurro moscio, vabbè, azzurro bright, con le lentiggini fighe
il fisico di Kylie Jenner senza però troppo plasticoso, cioè un po' meno accentuato e col mio carattere. Col mio carattere, perché sennò sarebbe troppo perfetta, insomma nella vita non si può essere perfetti. Queste erano le mie risposte, spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono andata dalla parrucchiera e ho male al collo tremendo. Se vi è piaciuto mettete un like, mi raccomando, rispondete al prossimo video. Ciao.